Buongiorno a tutti. Abbiamo sentito come le città ormai da qualche anno, da qualche decennio, sono diventate un punto nodale delle politiche nazionali, o dovrebbero diventarlo. Le città sono i nodi delle relazioni internazionali, sono i nodi della competizione globale. Un paese per poter essere competitivo non può non avere città competitive. Citalia si è chiesta cosa significa per l'Italia avere città competitive, qual è lo stato e il ruolo delle città italiane nel contribuire alla crescita del sistema paese complessivamente. Nel corso del 2008 abbiamo così condotto una ricerca sulle principali 11 città italiane. Si tratta di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Palermo, Torino e Venezia. E le abbiamo analizzate per capire proprio il ruolo di ciascuna di queste città e complessivamente alla crescita del sistema paese, non soltanto da un punto di vista demografico e o economico, an ma anche da un punto di vista dell'innovazione e della creatività, ossia la capacità di creare innovazione, la capacità di attrarre innovazione, sviluppo, creatività, dal punto di vista infrastrutturale e dal punto di vista della qualità della vita. Dal punto di vista demografico, dal 1991 al 2007, vedete dal grafico, la situazione è variata notevolmente. Nel corso dell'ultimo decennio del secolo, la popolazione delle 11 città è diminuita di molto, del 7,7%, a fronte di una crescita della popolazione italiana. Si è verificato quello che abbiamo chiamato come fenomeno di fuga della città. I cittadini hanno preferito abbandonare i centri urbani e andare a spostarsi nei centri limitrofi. Le città non sono più luoghi di creazione di benessere, diventano piuttosto dei luoghi in cui andare a lavorare, in cui fruire dei servizi culturali piuttosto che ospedalieri, però si preferisce vivere in un altro ambito territoriale in quanto la qualità della vita sembrava essere migliore, le case meno costose, una minore densità abitativa. Dal 2001 al 2007 questa tendenza si inverte. La popolazione nelle 11 città metropolitane è tornata a crescere, anche se ad un ritmo più lento rispetto a quanto era stata la diminuzione del periodo precedente. Oggi la popolazione residente in queste 11 città è pari al 15% dell'intera popolazione nazionale. In questa crescita di popolazione però non è stata uniforme in tutte le 11 città. A fronte di una crescita media del 2,5% si sono registrati degli andamenti piuttosto difformi nelle 11 città. Vedete, nelle città del centro-nord la popolazione è tornata a crescere, mentre nelle tre città del sud, Napoli, Palermo e Cagliari, la popolazione continua a diminuire. In particolare vi segnalo anche il caso di Genova, di Venezia, scusate, che continua a perdere popolazione, l'unica tra le città del nord. Accanto alla popolazione residente, un fenomeno da cui non si può prescindere dall'analisi delle città è la popolazione straniera residente. Nel 2007 gli stranieri residenti nel nostro paese sono stati circa 3 milioni e 400 mila. Nelle 11 città risiede il 20% della popolazione straniera residente in Italia. E rispetto al rapporto fra stranieri ogni 100 abitanti, quello che emerge è che vi è stato un notevole incremento degli stranieri residenti in queste 11 città. Una cosa che ci è sembrata molto interessante è il fatto che le città che avevano un maggior rapporto di popolazione di stranieri ogni 100 abitanti, Milano, Torino, Firenze e Bologna, hanno continuato a mantenere anche nel 2007 una maggiore popolazione straniera residente. Quindi quello che abbiamo notato è che le città del nord attraggono maggiormente gli stranieri e soprattutto gli stranieri con un tasso di istruzione superiore.
Gli stranieri, anche quando arrivano nel nostro paese, nelle regioni meridionali, tendono poi a trasferirsi al nord, dove ci sono anche delle politiche di integrazione maggiormente performanti. Quello che però rileva non è tanto l'elevato indice della popolazione straniera sul totale della popolazione, quanto piuttosto la velocità con cui tale fenomeno si è realizzato nel nostro paese. Quasi tutte le città hanno visto raddoppiare la percentuale di stranieri residenti. Tutte sono superiori rispetto alla media italiana, che è ferma all'88%. E addirittura Venezia è cresciuta in 6 anni del 234%, unica eccezione è Palermo con un dato inferiore alla media italiana. Abbiamo poi tentato di fare una previsione demografica al 2020 per verificare se l'andamento demografico della popolazione continuava quello che è stata la fuga dalla città piuttosto che il fenomeno della reurbanizzazione. Quello che si è evidenziato è che le città del sud continuano a perdere popolazione, con l'unica eccezione di Cagliari, mentre le città del centro-nord continuano ad incrementare la propria popolazione, con tassi di crescita superiori anche alla media nazionale. Questo per varie ragioni. Il primo è che si è assistito ad una ripresa dei tassi di migrazione interna. Alte le percentuali di coloro che dal sud si trasferiscono al nord e soprattutto dalla Campania si muovono verso le regioni della Toscana e dell'Emilia-Romagna. Inoltre, si è assistito ad un cambio nei tassi di natalità. Mentre fino agli anni 60-70 era il sud che presentava dei tassi di natalità più elevati rispetto a quelli del nord, ora la tendenza si è invertita. Sono le città del nord e soprattutto le città del nord-est a presentare dei tassi di natalità più elevati. Da un punto di vista economico, siamo andati a vedere quant'è invece la produzione di ricchezza nelle 11 città rispetto alla produzione di ricchezza nazionale. Il PIL pro capite, a fronte di una media italiana di 21.700 euro, quasi tutte le città, quelle del centro-nord tutte, sono superiori alla media. Quello che però è importante capire è che queste 11 città producono un quinto dell'intero prodotto nazionale, che è tantissimo, soprattutto se considerate sono solo il 15% della popolazione che vive in queste 11 città e produce un quinto dell'intero prodotto interno lordo nazionale. Abbiamo poi fatto un confronto tra il PIL prodotto nella città e il PIL prodotto nell'intera area provinciale e qui la situazione è piuttosto eterogenea. Si passa da realtà come quelle di Roma e Genova, in cui oltre l'80% del PIL provinciale è prodotto all'interno della città, e a situazioni come Bari, per esempio, in cui solo un quinto del prodotto interno lordo provinciale è prodotto all'interno della città. Rispetto al PIL nazionale, il PIL delle 11 città è cresciuto più velocemente in tutti gli anni considerati tra il 1999 e il 2005. Quindi le città sono stati un vero motore di sviluppo e di crescita economica del paese. Soltanto nel periodo 2002-2003 il PIL nazionale è leggermente superiore a quello delle città, di solo 3 decimi di punto percentuale. Quindi si può dire che le città sono cresciute o più velocemente dell'Italia o comunque ad un ritmo uniforme rispetto a quello nazionale.